Però l'Italia, lei la conosce, lo spirito italiano meglio di me. Quando si sa, come con lei, scusi se posso permettermi il paragone. Lei negli anni 90, anche perché ha guidato l'orgoglio del ritorno della sinistra, parliamoci chiari. La sinistra è ripartita dalle grandi città, se non, e poi ecco, e da lì è ripartito l'orgoglio della sinistra che comunque qualche risultato ha portato, perché alla fine Prodi ha vinto 2 volte. Ecco, e poi prima l'hanno santificata e poi Bassolini, anch'io l'ho odiata, pur senza, a forza di leggere cose contro di lei, io l'ho odiata, poi le cose non rischia, è un po' simile la vostra parabola. No, ma non perché il suo è di Saviano, è perché l'italianità a volte è un po' così, o no? Sì, succede in diverse occasioni, intendiamoci. Per Saviano siamo proprio a prime critiche, io mi auguro che ci si fermi lì. Va bene. Questo è l'equilibrio, che io penso sia sempre giusto. E anche per quello che mi riguarda, l'esperienza l'ho vissuta. Una esperienza anche nel rapporto con i media, di attribuzione. Di tanti meriti, anche al di là dei meriti reali che avevo avuto e che ho avuto, e poi in altre situazioni, Demonizzazione. esattamente al contrario, una esaltazione dei demeriti anche al di là di quelli che erano i miei. Magari scaricando sulle mie spalle invece quello che non era giusto che andasse sulle mie spalle. Senta, ha fatto male all'immagine della campagna Gomorra, non Saviano Gomorra. No, io non credo sia questo il problema. Certo. A me il film è piaciuto molto, Le è piaciuto, non è un film molto. Il film mi è facile, piaciuto molto. Non è Presidente. facile, ma a me il film è piaciuto. Perché in America non ha bucato? Perché io gliel'ho detto a Saviano, gli ho detto la Camorra non è la mafia, può essere questa una spiegazione, non ha l'immagine che comunque che ha la mafia, la presenza, scusi, che ha la mafia in America, può essere quello? Perché ha Può fallito? essere, ho visto che Saviano ha detto che secondo lui il film non aveva il ritmo narrativo di altri film tipicamente americani. Vi sono state tante interpretazioni. A me personalmente il film è piaciuto. Mi sarei augurato che fosse andato Certo, avanti avanti. e devo dire che ho molto apprezzato l'equilibrio con cui il regista Garrone ha parlato del suo film, che nasce dal libro di Saviano, e però poi un È film suo, ha una sua opera una sua d'arte, certo, autonomia, autonomia, è opera di certo. Garrone. Senta, E Garrone giustamente ha detto: ma io ho teso a rappresentare un pezzo della realtà. sì, Napoli certo. mica Mica, è certo. soltanto quella, e questo è Siamo. molto giusto. Perché è come se noi attribuissimo al film di Scorsese su Boston, quella è Boston. Certo. Quello era un pezzo, una faccia, assieme a tante altre. Senta, Gaspari ha detto a noi, ho dei dubbi a mandare in onda Gomorra in prima serata in Rai. Alla fine a Gomorra ha fatto lavorare i delinquenti che sono stati arrestati e alla fine dà un'immagine negativa. E invece noi abbiamo lanciato un sondaggio tra i nostri internauti e tutti lo vogliono vedere in prima serata. Lei con chi si Ed io schiera? sono Favorevole. favorevole. È un film, innanzitutto un'opera d'arte, e il film di Garrone è una bella opera Che d'arte. vada in onda in Rai. Senta, l'arresto degli attori o comunque il coinvolgimento di alcuni attori, come lo vede? Gaspari ci ha detto, ah, dovevano stare più attenti nel cast. È un segno di Sia quanto pervasiva la la Camorra? Camorra Scusi se è anticipo. innervata. Anche nella società, perché ciò che dobbiamo ben sapere è che la Camorra non è che viene da Marte, viene da un Saviano lo altro dice bene. mondo. La Camorra è dentro la società, è dentro l'economia, cerca di penetrare, e non è che ci sia un tessuto della società tutto sano e un tessuto malato, la camorra, come mondi che non si incontrano. Fosse così, la battaglia sarebbe più semplice, perché allora non si correrebbe il rischio di prendere come attore uno che è Certo. in pasticci, e basterebbe con un bisturi separare
la parte sana dalla parte malata. Invece la battaglia è più difficile proprio perché vi sono tante compenetrazioni. Senta, da un sondaggio che abbiamo lanciato, non è un sondaggio scientifico, però sono 1.000 persone. Del centro-sud, soprattutto del sud, c'è molta molta fastidio per certe prese di posizioni della Lega. Il sud si sente quasi sottorappresentato politicamente. Addirittura nel sondaggio online che abbiamo fatto, molti vedrebbero non male un movimento trasversale dei governatori del sud, suo, di, che ne so, di Vendola, piuttosto che di Lombardo, eccetera, un po' per difendere meglio le istanze del Sud. Perché quello, per esempio, a lei glielo si riconosce, che il Sud è sempre nel suo cuore, cioè l'ha sempre portato avanti anche nel partito, non solo a livello politico italiano. È una pazza idea, non so, può essere una risposta che voi vi mettiate tutti insieme, possiamo lanciarla qua o la ritiene balzana? Noi l'abbiamo già fatto Ma riproponiamo. un anno e mezzo fa. Metterci assieme i presidenti delle regioni meridionali, al di là degli Esatto. orientamenti più politici di ognuno di noi. E penso che questo sia giusto farlo. Vedersi, incontrarsi, fare battaglia assieme, perché c'è poco da fare. Siete o Bisogna no bastonati? che Siete o no a sud bastonati? il Mezzogiorno è da diverso tempo. Perché Lombardo lo dice senza mezzi, non gliene frega Il niente di Mezzogiorno Berlusconi, lo dice, da diverso tempo non da oggi. è fuori dalle priorità generali del paese Questo e noi dobbiamo dialogo. fare in modo che torni a esserci uno sguardo verso il sud. Io le cito un solo Prego. esempio che è impressionante. Io penso che noi abbiamo fatto moltissimo in campagna sui trasporti e sulle metropolitane, sul ferro. Abbiamo fatto più di ogni altra regione italiana, ma per quello che riguarda le ferrovie dello Stato investono da Napoli in giù il 17% delle risorse che investono in tutta Certo. Italia, il che significa che le ferrovie dello Stato investono il 17% nel sud e l'83% nel nord e nel Quindi, dottor centro-nord. Presidente, tirando le somme, maggiore dialogo tra i governatori in un'ottica di cosa? Di un movimento d'opinione, culturale, politico, cosa potreste fare? In un'ottica di giusta valorizzazione del Mezzogiorno, e cioè non contro altre parti del paese, Vabbè, ma per però loro affermare. sono contro di voi, Sì, scusi, eh. ma noi dobbiamo essere Oltre, culturalmente più forti, diversi. cioè rendere chiaro a tutti che l'Italia uscirà da questa crisi che diventa sempre più grave nella misura in cui anche riparte dal Non c'è Mezzogiorno, dubbio. perché è nel Sud che può esserci il valore aggiunto. E per fare ripartire l'Italia intera c'è bisogno di valorizzare il Mezzogiorno, ma non contro un'altra parte del paese. C'è bisogno qui di creare la vera svolta nell'interesse dell'Italia intera e dunque anche del Nord. Questa è la differenza tra atteggiamenti Non è leghisti il e partito una del no... ispirazione nazionale. Non è il partito del sud di chi... la traduzione di Chiamparino, è un'altra cosa, se No, vede. non è un partito del sud, è il partito trasversale, lo dico in questo Sì, modo, sì. delle forze che vogliono rilanciare l'Italia intera e lo vogliono fare sapendo che è ripartendo dal Mezzogiorno che questo obiettivo è realizzabile. Pensare invece di gestire la crisi, come ancora succede, abbandonando il Mezzogiorno a se stesso, questo è un drammatico errore anche per il Nord.